Le ferrovie italiane diedero il via al programma Alta Velocità a partire dall'estate del 1988, con i primi treni Intercity affidati agli ETR 450 Pendolino sulla tratta Milano-Roma. Pur essendo in ritardo di alcuni anni rispetto alle realtà giapponesi e francesi, l'alta velocità in Italia inizia con la possibilità di sfruttare le ottime caratteristiche dei Pendolino legate alla tecnologia dell'assetto variabile studiata per affrontare i tracciati tradizionali ad una velocità superiore del 25-30% rispetto ai mezzi normalmente in esercizio. Nuovi dispositivi elettronici permettono infatti alle casse degli ETR 450 di inclinarsi in curva per contrastare la forza centrifuga dovuta all'incremento di velocità, che altrimenti sarebbe fonte di disturbo per i viaggiatori. I primi esperimenti ad assetto variabile vennero sviluppati dalla Fiat con la messa a punto di un prototipo ETR Y160 nei primi anni 70, seguito successivamente da un treno preserie ETR 401. La Fiat è oggi la detentrice del brevetto. Il passeggero non avverte alcuna sensazione di fastidio, benché il treno impegni le curve ad alte velocità. Questo perché le casse si inclinano verso l'interno della curva fino a 8 gradi. Guardando fuori dal finestrino, la linea dell'orizzonte sparisce. I motori sono sospesi sotto la cassa, con trasmissione del moto agli assi tramite alberi aggiunto. La cassa è in lega di alluminio e poggia sui carrelli. Il Pendolino è dotato anche di sospensioni laterali attive, per migliorare il comportamento dinamico ed in comfort in curva.